Salve a tutti ragazzi, sono Joy Shakon e benvenuti in questo nuovissimo video qui su Kingdom Hearts Union Cross. Oggi ragazzi è il 20 aprile 2018, è venerdì e ovviamente è stato rilasciato un banner di venerdì. È ormai solito il rilascio di un banner, però non è un banner nuovo, ma è un reprint. Di cosa sto parlando? Allora, prima di tutto andiamo nelle notizie così vediamo meglio. Limited Time Sephiroth TX Plus is back. Sì ragazzi, è tornato in veramente 0.2, cioè è tornato velocissimo come banner. E cosa dire di questo banner? Prima di tutto è garantito in 5 pull ragazzi. Se io avessi 15.000 duels lo prenderei sicuramente, perché è una medaglia che serve. Poi vediamo un attimo, ci ricordano anche che c'è anche la sua Threat Medal, quindi la Threat Medal numero 2, che dà ovviamente un dot e un trait a Sephiroth TX Plus. Dura fino al 24 di aprile, quindi veramente poco. È garantita almeno una tier 6 o superiore con 1, 2 o 3 special attack dots attivati, e Sephiroth arriverà con 0 special attack dots, purtroppo. Inoltre abbiamo la possibilità di trovarlo boosted. La medaglia ragazzi la conosciamo, è Power Reversed, tier 8, diminuisce la Reversed Death di 2, la Power Defense di 7, inflige più danni in base agli HP, il moltiplicatore non è niente eccezionale ma i suoi danni li fa, ve lo assicuro, soprattutto se avete la fortuna di trovare extra attack o qualche trait veramente buono tipo Ground Aerial. Quindi ragazzi... Eh sì, volevo vedere un attimo, però arriverà con 0 dot, purtroppo ovviamente non poteva arrivare con almeno 3, no, 0, esattamente come Vanitas EX Plus. E inoltre in ogni pool è garantiti 3 Magic Mirror e ovviamente le restanti 9 medaglie sono in rarità 5 o superiore. Andiamo back, bonus time attack event ragazzi. Dura fino al primo di maggio, ci sono 30 quest divise in tre eventi e per un totale di 3.000 jewels, quindi 1.000 jewels ad evento. How fast can you defeat each boss? Quindi quanto sei veloce a sconfiggere ogni boss, questi boss? Io lento ragazzi, veramente lento. E allora, un discorso, adesso lo faccio. Questi ragazzi sono... Cioè è fattibile, però se non avete certe medaglie, certi trait e i killed livellati abbastanza, io ve lo dico, questa non si passa. Non tanto perché è difficile, hanno troppi HP, ma perché siccome che è un time attack event li dovete sconfiggere nei secondi minuti prestabiliti, altrimenti niente jewels ovviamente. Quindi tipo io qualcosa riesco a fare, li studierò qualche setup così così, però non ho le medaglie più utili per queste challenge, diciamo, che non sono facili assolutamente. Allora, le vediamo qui, sono tutti e tre Magic, l'attributo è Magic di tutti e tre, la seconda e la terza ha un countdown ma sono rossi e di quelli non dovete preoccuparvene. Perché filatevi lì, riuscite a killare tranquillamente, però dovete essere altrettanto veloci a farlo. Nell'ultima quest, insieme al martellone gigante di ghiaccio, abbiamo anche il martellino piccolo rosso, anzi tanti martellini piccoli rossi, che ha meno HP di quello grande, però siccome che sono di più, per esempio wall o terra, o lo usate come finisher oppure comunque se utilizzate altre medaglie multitarget. Le prime due sono singoli. Il funghetto è assolutamente odioso perché non fa assolutamente niente quando finisce il vostro turno, ma fa finta di curarsi perdendo un sacco di secondi, purtroppo. Quindi ragazzi, studiatevi bene il setup se avete le medaglie idonee, diciamo, e riuscire tranquillamente a portarvi a casa i 3.000 jewels, che schifo assolutamente non fanno. E per questo ragazzi è veramente tutto. Ieri c'è stato rilascio di SD Aqua EX con increased drop rate, quindi no garantita
Con 5 special attack dot se la trovate, la sua threat medal garantita in ogni 3 pool, un magic room e una tier 5 o superiore. E dura fino al 25 di aprile. Potete trovarlo ovviamente boosted, la conosciamo, è magic, ha bright, include la musica, tier 7, target all, e ha applica l'SP attack bonus più 30% su lei e su tutte le altre medaglie a seguire per un turno. Moltiplicatore, lo vedete, cambia in base al fatto se il nemico è singolo oppure no, e si applica anche per il raid boss e anche per le parti del raid boss. Niente ragazzi, penso sia veramente tutto per questo video. Scusate, non ci sono state grandi novità, grandi cose di cui parlare, se non che siamo arrivati alla versione JP ragazzi. Ormai le medaglie sono praticamente livellate, le EX Plus, come ormai è consuetudine che escano con questo nome, le abbiamo finite, però non ho visto il JP di oggi, anche perché è ancora presto. Però questo potrebbe essere un problema, perché prima, meno male, potevamo sapere quando iniziare a prepararci con i jewels da mettere da parte per determinate medaglie. Adesso invece, ragazzi, siamo bene o male all'oscuro di tutto. È un bene o un male, boh, decidetelo voi. Dipende dai punti di vista, secondo me, perché su questo gioco siamo tanti e ognuno ha ha la propria opinione su questo. E quindi, ragazzi, da questo video penso sia tutto. Noi ci vediamo a un prossimo, mi raccomando, continuate a laxare, mettetecela tutta per ottenere la vostra Arbor. Non dovrei dirlo perché è una cosa competitiva, quindi preferirei che smetteste di laxare tutti per, ovviamente, prenderla con il mio party. La tua è tutto e ciao ragazzi, a un prossimo video.